Mediaset vi vendi, prima avete fatto un comunicato dicendo che Mediaset non è un asset strategico e non deve essere potente dal governo, ma se ho capito bene Perino Toninelli poco fa ha fatto una dichiarazione quasi opposta dicendo che il governo dovrebbe proteggere Mediaset. Non ho ascoltato le dichiarazioni, non ho letto le dichiarazioni del collega Toninelli. Ci domandiamo per quale motivo il governo italiano, Gentiloni, Renzi e compagnia bella, siano immediatamente intervenuti con dichiarazioni rispetto a Mediaset, perché è un'azienda strategica, perché si tratta di telecomunicazioni, quando in realtà evidentemente per loro svendere le antenne di Rai Wave, che sono state utilizzate in un certo senso anche in maniera collegata agli 80 euro, alla copertura contro gli 80 euro, li hanno taciuto. Allora, per il Movimento 5 Stelle, ogni grande azienda che passa di mano, di fatto, che viene acquistata da paesi stranieri o da imprenditori stranieri, evidentemente è una perdita. Però per noi è anche una perdita, sono state appunto una perdita la Parmalat, la Telecom, ma c'è stato questo intervento e questa particolare attenzione quando la stessa multinazionale francese acquisiva e scalava Telecom Italia, non c'è sembrato. Proprio quello che noi contrastiamo e che attacchiamo anche rispetto alla vicenda Mediaset è il consociativismo, ovvero i favori che ci sono tra un partito e l'altro, che non hanno minimamente l'interesse della salvaguardia di un'azienda o di posti di lavoro. Non è questo l'interesse oggi del governo. L'interesse evidentemente magari è come sempre è stato fatto, ricordo bene le parole di Violante quando alla Camera dei Deputati disse non abbiamo fatto nulla sulle aziende di Berlusconi, non abbiamo fatto il conflitto di interessi. Ecco, questo è l'esempio dell'ennesimo, diciamo, sistema di consociativismo che tutela le forze politiche. Quindi questo. Poi la domanda è che cosa voi dovreste andare a chiedere al governo, perché adesso si tratta di dichiarazione del governo di cui interverremo, cioè che vogliono fare.